Spettatori, siamo dunque, come tu dicevi, alle case dei Puffi. Devo dire la verità che c'è poca gente in giro qua in zona, laddove per arrivarci discutevamo anche con Bernardo Gulotta in macchina, che forse effettivamente c'è ancora un po' di troppa gente in giro. Però qui, come potete vedere, c'è abbastanza, insomma, c'è abbastanza deserto. C'è il postino che ha consegnato la posta. C'è una signora che sta portando a passeggio i cani. Una persona che abbiamo visto prima ci ha detto che le mascherine sono state consegnate, quindi da quel punto di vista chi le ha avute è contento. Certo, anche qui si sono verificati i furti, che si sono verificati anche in altre zone della città. Sono arrivate le mascherine? Ero già quando sono arrivate. Ero giù, quando sono arrivate ero giù, se no sparivano anche là. Ah, ho capito. E quindi sto problema che c'è? Anche con la posta, non solo con In che senso con la posta? bollette, raccomandate, qualsiasi cosa che arriva sparisce. Ehi. Prego, prego, No, tranquillo, tranquillo. la riporti pure in giro. Grazie Grazie tante, a voi, eh. per il Grazie, grazie. servizio che stavo ascoltando. Oggi poi avevo fatto quel per i bambini, stupendo. Grazie, grazie Stupendo, tante. Penso che bravissimi. sarà il primo anche di un'altra serie di iniziative. Ciao, salve. Sono arrivate le mascherine. Questa è una cosa strana. No, quelle in dotazione non ti sono arrivate. No, io perlomeno non ho ricevuto niente. Ok. La mia famiglia anche. Neanche la famiglia ha ricevuto. Allora, ciao, grazie. Avete sentito che invece questo ragazzo non ha ricevuto la mascherina. Ha ricevuto le mascherine? Le mascherine le aveva ricevute? Ecco, avete capito il gesto. Il gesto è stato abbastanza inequivocabile. In alcuni casi le mascherine sono state sgraffignate, diciamo così, per citare un film.